Buonasera ragazzi, siamo qui alla Camera dei Deputati, stiamo approvando gli emendamenti al DL 35 del 2013 che prevede appunto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. E in aula finalmente stanno capendo che cos'è un'opposizione, i partiti sono tutti schierati contro di noi, hanno votato in maniera compatta contro alcuni nostri emendamenti, per esempio quello che prevedeva di destinare i soldi dei partiti alle piccole e medie imprese attraverso un fondo rotativo. Loro, accampando scuse le più impensate, hanno alla fine respinto la possibilità appunto di investire questi soldi diversamente se non nei partiti. Poi un'altra cosa scandalosa che si è verificata è un emendamento che prevede la possibilità da parte delle regioni di effettuare dei tagli a fronte appunto delle spese e degli oneri che andranno a sostenere per il pagamento di questi debiti alle imprese, potranno appunto effettuare tagli lineari su tutti i comparti tranne istruzione, ricerca ed Expo. Quindi prima della nostra salute loro hanno ben pensato di piazzare l'Expo, quindi le regioni potranno effettuare tagli su sanità, trasporti e tutto ciò che è gestito direttamente dalle regioni, tranne l'Expo. Penso che ai cittadini interessi molto che vengano salvaguardati gli appalti dei politici. Questo ovviamente ha scatenato una nostra reazione molto dura ad opposizione in aula e vi esorto infatti a vedere e rivedere tutti quanti i video. Per quanto riguarda poi più precisamente, poi ci sono, queste sono soltanto i principali, per non parlare poi del fatto che avevamo anche presentato un emendamento che prevedeva l'estensione della possibilità di certificazione di questi crediti non solo ai notai come è stato previsto a livello di liberi professionisti, ma anche a avvocati e a commercialisti iscritti all'albo da più di 5 anni, e loro lo hanno bocciato anche questo emendamento. E questo è per dirvi, per raccontarvi solo ciò che di più vistoso accade, ma nelle pieghe dei loro emendamenti e delle loro proposte si nasconde sempre la solita logica della partitocrazia che nulla ha a che vedere, distante anni luce come al solito, dai nostri interessi. Ma non vi preoccupate, perché noi siamo qui proprio per riportare un po' di decoro a tutto questo. Arrivederci.